Ovviamente lei ha avuto modo in queste ore di leggere i giornali e, come può vedere, a parte la polemica politica, diciamo che è ovvio in questi casi, arrivano critiche a lei in particolare, anche penso a Casavola, penso anche ad altre persone che ritengono forse che lei si è sovraesposto, diciamo, in questa cosa che poi alla fine ha provocato anche forse oltre la sua volontà gli scontri di poi del pomeriggio. Vi chiederei di fare una raccolta di informazione, se mi potete fare questa gentilezza, rimettere sulle vostri siti tutte le mie dichiarazioni dall'inizio fino alla fine. Io ho sempre detto che questa è la mia posizione, Salvini deve essere accolto con ironia, con satira, con la musica, con la cultura, con la dura contestazione politica e seppellito politicamente come sa fare una città di Napoli, con le armi della democrazia, con le armi dell'ironia, con le armi della contestazione politica. Io credo di non aver mai alzato il livello, e Salvini che ha alzato il livello contro la città di Napoli, e il sindaco di Napoli non si gira dall'altra parte, perché la storia la conosco, quella antica del Novecento, e conosco quella che sta avanzando adesso, e siamo orgogliosi che la città di Napoli resiste politicamente, sto parlando della posizione del sindaco, a un'avanzata di tipo fascista di Matteo Salvini, che io non sottovaluterei. Quindi di questa cosa magari ne parliamo tra qualche mese e tra qualche anno, dove probabilmente le pagine di questi giorni saranno lette diversamente, che c'è stato un sindaco che ha avuto il coraggio di dire che non va sottovalutato uno che dice che Napoli è colera, che i napoletani puzzano, il Vesuvio, pensaci tu, dobbiamo eliminare il Mezzogiorno, tutti i soldi devono andare al nord. Che deve fare un sindaco? Deve stare zitto. Arriva Salvini, abbiamo fatto la contestazione politica, anzi ho fatto un'attività, vorrei dire a tutte quelle persone che sbrigativamente evidentemente considerano la posizione dell'amministrazione, è stata difficilissima la nostra posizione in questi giorni, perché l'attività di mediazione che noi abbiamo messo in campo non era scontata e non siamo obbligati a farla. Quindi credo che l'amministrazione, non dico deve essere ringraziata, perché mi rendo conto che in questo paese è difficile poter far passare un'idea di questo tipo, ma vi assicuro che tutto quello che abbiamo messo in campo è stato talmente importante che devo dire anche i vertici del Viminale fino a qualche ora prima ci hanno dato atto della massima correttezza e dell'assoluta condivisione delle nostre argomentazioni. E allora lei gli scontri come si rispiega? Gli scontri me li spiego, perché mi pare che viviamo in un paese in cui non è la prima volta, l'ho detto già prima, avete preso l'elenco di tutti gli scontri che ci sono quando Salvini gira per l'Italia? E non c'è mai stata una manifestazione pacifica di 10.000 persone, in genere sono stati sempre scontri tra forze dell'ordine e altri e manifestanti, ma non c'è mai stata quella manifestazione di 10.000 persone. Perché non raccontate questo? Perché deve prevalere una cosa che è accaduta anche altre volte in altre manifestazioni? Non in questa dimensione, però, non in questa dimensione, un intero quartiere devastato. Guardi, esattamente la stessa fotografia. Allora, poi un'altra cosa vorrei dire: se era così prevedibile, come dice lei, perché qua sembra che tutti hanno scritto. Non ci vuole Alfonso Grausi per capire, diciamo, che e allora forse il suggerimento che avevamo dato noi il giorno prima poteva essere accolto. Il sindaco ha previsto alcune cose che forse era meglio probabilmente prendere altre decisioni, però mi fermo qua, perché poi se qualcuno ha interesse, come dire, ad andare oltre, noi siamo disponibili, perché abbiamo talmente la coscienza a posto su questa vicenda che possiamo andare in tutte le sedi. Io ho solo una curiosità, ma poi alla fine chi paga? Materialmente, diciamo, tutti quelli che hanno avuto le macchine devastate. Certo, no? I violenti pagano, chi ha fatto i danni. Esiste una responsabilità penale che è personale, chi ha fatto un reato accerterà la magistratura e pagherà i danni. Considerate parte civile contro i violenti, come lei dice, hanno rovinato una manifestazione? Noi dobbiamo vedere bene la ricostruzione dei fatti. Appena ci sarà un'azione giudiziaria, ne vedremo i contorni, le vedremo le cose e come sempre faremo le nostre valutazioni. Napoli è parte lesa in questa vicenda. Napoli è parte lesa innanzitutto nei confronti di Salvini, è parte lesa nei confronti delle azioni che Salvini quotidianamente fa. Poi, come sempre, noi prenderemo. Per le sue azioni politiche, sindaco, però. Cioè, lei considera politica l'apologia del fascismo, Calenda? Io considero. No, poi questa, io una domanda che le faccio. Visto fa lei le domande, ora le faccio pure io. Per me non è. Per me è reato. Sì, però per me è reato. Se uno dice. L'apologia dei magistrati. Ho capito, ma lei mi sta facendo la domanda. Io le sto rispondendo. È reato chi
lancia una pietra, è reato chi fa violenza fisica, è reato chi fa apologia del fascismo. Sono reati diversi, ma sono reati. Ma qualcuno glieli deve contestare, Salvini. Ho capito, ma lei mi sta facendo una domanda, io e la magistratura lo deve fare. Appunto. Se lo ritiene di farlo. Può essere pure che è una mia opinione personale, può essere pure che dire andremo a prendere le persone dei sud del mondo nelle case, li rastrelliamo, faremo i rastrellamenti, li cacceremo, li picchieremo, è normale. Per lei è normale? No, questo è quello che dice lei. Per la sua politica, con attenzione. Grazie. Diciamo. Però, per me non è normale, per me è il reato. Però può essere pure per altri non lo è, io lo rispetto. Come per esempio se uno lancia una pietra e chiaramente reato, non si può però, fare, è reato. Quello è reato. Pure l'altro è reato. Sì. Tutto è la sua allora, posizione al corteo poteva fare da deterrente, però. Come? Insomma, la sua posizione, se lei fosse andato al corteo. No, poteva, ma non mi fate, per favore, ma non mi chiedete. No, perché alcuni se lo chiedono, nel senso che dice, se lui prima, il sindaco prima ha annunciato la sua partecipazione al corteo, poi. No, non ho annunciato la partecipazione al corteo. Non ho annunciato la partecipazione al corteo. Ho detto il sindaco, dove c'è il popolo, c'è il sindaco. Per me quella è una manifestazione popolare e io fin quando è stata una manifestazione pacifica, datemi per presente, cioè come se io avessi condiviso in pieno quella manifestazione. Ma l'avevate, diciamo, avevo già si era già capito qual era il ragionamento mediatico, politico e propagandistico che si era messo in campo nel nostro paese, cioè l'avevo già perfettamente capito che nel momento in cui andavo in piazza l'attenzione non era più la manifestazione popolare, era il sindaco, l'attrazione mediatica. Siccome per me quella doveva essere una manifestazione popolare, non volevo con la mia presenza mediatica, politica, istituzionale, creare ingombro. Quindi non sarebbe cambiato nulla con la mia presenza. Con i miei interventi istituzionali e di mediazione è cambiato molto nelle ore precedenti e se forse, ma lo dico non perché voglio fare il maestro, mi avessero ascoltato un po' di più e devo dire avevo avuto l'impressione che le nostre posizioni erano state talmente condivise che mi è stato dato atto non solo della correttezza ma anche del buon senso delle nostre argomentazioni, probabilmente non ci sarebbe stato, come dire, questa tensione istituzionale sugli scontri, non so prevedere se ci sarebbero stati comunque, perché quello sfugge completamente dalle nostre dinamiche, non siamo noi che facciamo quel tipo di mestiere. La tensione era molto alta, secondo me poteva aiutare nei rapporti istituzionali quello di scegliere alla fine una nuova sede, così come dopo quello che era accaduto il pomeriggio, i manifestanti che erano andati via, la mostra, cioè, quella cosa che invece si conferma. Non ha abbassato la tensione, ma non, ecco qua ragioniamo col senno di poi. Io credo che insomma il Comune ha messo in campo tutte le cose e io devo dire che anche le interlocuzioni io voglio ringraziare anche le interlocuzioni che ci sono state con personaggi che ricoprono ruoli importanti della Questura, della Prefettura e del Ministero dell'Interno. Cioè, voglio dire, il dissenso nostro è nei confronti di aver imposto, mettiamola in questo modo, la mostra oltremare. Poi sul resto, ripeto, le mie posizioni sono nette, contro la violenza, solidarietà a chi ha subito la violenza, contestazione politica a Salvini, quindi su questo non ci facciamo intimidire da nessuno e mi fa specie che tutti solidarizzano con Salvini sul nulla, perché solidarizzano su che cosa? Sul sindaco che avrebbe vietato di fare la manifestazione. Trovatemi una mia dichiarazione dove il sindaco ha detto che Salvini... Stavo parlando del sindaco, attacco è fatto al sindaco di Costanzo. Emiliano ad esempio Con lei. È ovvio, li ringrazio. No, non avevo capito. Voglio dire, trovatemi una dichiarazione, no, perché a questo punto si deve fare informazione corretta in questo paese, che evidentemente non per colpa vostra, ma è passato un messaggio non corretto, perché se Giuliano Pisapia, che è una persona avveduta, che è stato sindaco, va a una trasmissione e dice... Io rispetto a De Magistris avrei autorizzato, cioè non avrei impedito a Salvini, ma chi l'ha impedito? Ma chi, trovatemi una dichiarazione dove io ho detto che Salvini non aveva il diritto di venire nella nostra città, fermo restando la contestazione mia che dura e nei prossimi mesi sarà ancora più dura politicamente, perché non va a Napoli e Piazza Plebiscito. Sì, ho capito, sarà ancora più dura politicamente, perché Salvini è un pericolo per la democrazia. Salvini fa apologia del fascismo, Salvini è contro il sud, Salvini odia i meridionali. Salvini è contro, è razzista, cioè questo al di là se è reato o non è reato, per me è reato, è politicamente da contrastare prima che sia troppo tardi, e viva Dio che ci sta qualche politico che ha la schiena di... Poi prendo atto che Renzi, De Luca, tutti gli altri dicono viva Salvini, ne prendo atto, viva Salvini di che? Qual è il problema? Viva Salvini di che? Ne vogliono fare un martire? Noi non vogliamo fare un martire, perché se mi andate a vedere le mie dichiarazioni ho sempre detto ironia, cultura,
musica, satira, mi riconosco nella canzone, gente do sud, ho fatto anche la battuta, terroni di tutto il mondo, unite, questa è la mia posizione, poi può piacere, non può piacere, qualcuno può dire tu zii sì, devi stare zitto. Stavi zitto a cui c'è il sindaco, ma ti ricordi quella volta che è venuto Salvini? Ma è possibile che il sindaco delle quattro giornate non dica niente? Tutte le opinioni politiche, però che mi si voglia addebitare, insomma, gli scontri di piazza è veramente un'operazione disonesta, intellettualmente deprecabile ed è anche pericolosa perché può acuire una tensione istituzionale che non conviene a nessuno. Sicuramente, diciamo, noi non vorremmo ulteriormente andare poi nei dettagli, perché la posizione dell'amministrazione è talmente chiara, talmente onesta, ma siccome non siamo nati ieri, ogni passaggio l'abbiamo fatto sempre alla presenza di molti, di tanti testimoni, comprese le conversazioni telefoniche che abbiamo avuto ai massimi livelli. Quindi, non è un complotto, o lo è? Complotto di che? Contro Napoli e il sindaco. No, non è un complotto, però mi incomincia un po' a puzzare sta storiella, eh? Mi comincia un po' a puzzare, si sceglie. No, ma non andiamo su queste cose, è il disegno, cioè perché scaricare tutto sulla città, sul sindaco, sui manifestanti? Riduciamolo a quello che è stato. Cioè quello che è stato è una pagina triste, quello scontro violento, in cui però è stato anticipato da una dura contestazione politica che rientra in una dialettica che secondo me meno male che ci sta, che a Salvini qualcuno si opponga, che c'è stato anche una importante interlocuzione istituzionale tra Ministero dell'Interno, Prefettura, Questura e Comune di altissimo livello, che secondo me ha prodotto anche dei risultati importanti, perché guardate, ci voglio ritornare, visto che abbiamo l'opportunità, il fatto di essere arrivato al punto che non si è sgomberato militarmente la mostra oltremare è stato un passaggio che io in questa vicenda, per come sono messe le cose, non sottovaluterei, perché non oso immaginare che sarebbe accaduto nella nostra città. Quindi sono state messe in campo una serie di azioni. Poi, chiaramente, né a noi che non abbiamo competenza sull'ordine pubblico, né men che mai anche alle forze dell'ordine, è impossibile poter né prevedere né pensare di tenere sotto controllo tutto. A me spiace questo, perché alla fine era passata una dura contestazione politica nostra, un bel livello di interlocuzione istituzionale, una bella manifestazione pacifica, e però a questo punto mi chiederei perché la scelta, tutto quello che è stato messo in campo, e se non ci fosse stato questo attacco così virulento che c'è in questi giorni, si poteva chiudere là. Il fatto che invece vedo che tutto alla fine deve andare sull'individuazione di un colpevole che evidentemente fa comodo a qualcuno, per noi abbiamo la coscienza a posto, ce la carichiamo, come dire, ci carichiamo questo attacco strumentale che viene fatto, però fa male. Fa male perché è ingiusto, quindi non ce lo meritiamo per quello che abbiamo messo in campo. E ripeto, sono convinto che se dall'altra parte non c'è malafede, la correttezza del nostro operato, così come ci è stato riconosciuto la sera alle 22:30 del venerdì sera, ci sarà riconosciuto sempre, perché noi siamo uomini delle istituzioni. Punto. Mi fermo qua.